Oh, bella ragazzi, bentornati in un altro puntato di Discord Gaming. Io sono Gio, sono tornato finalmente. Oh, oh. Eh sì, vabbè, Gio in questo momento, in questo periodo storico ha un pochettino di problemi. Sì raga, cioè sono nella merda più totale, quindi capite la mia assenza, che ho avuto casini inenarrabili. Sì, ci sarà, non ci sarà, appena può viene qui, ma cioè non disperatevi, c'è, cioè, perché c'è già, la gente mi domanda... Dove si è finito? Vabbè, riprendiamo questo bellissimo gioco. Allora, devo correre già così. Naturalmente sono... Ce l'ho già dietro. Folle puttana, ma cos'è che ti sta inseguendo? Vedo dei piedi. L'unica è stare qui. Ma cos'è un integralista cattolico? Da dove siamo? Ma siamo in questo postaccio qua. No, ma siamo in America. Ho pensato, prima sono tipo scappato in automatico e alla fine mi ha sgamato subito. Quindi magari devo semplicemente... Ma se ti sgama, cioè, non puoi fare un cazzo? No, non puoi difenderti. L'intelligenza di questo gioco è... A livello allucinante. Però non è come un vero stealth. Ecco, tipo, mi ha visto. E lo capisci anche dalla musica. Ma tu sei una tipa? Sei ferita? Ferito? Sono ferito, sì. Quindi non sei una tipa? No, sono un tipo. Ma perché ti chiamo questo puttana? Qui? No, perché mi vuole tagliare il pisello e vuole tipo mettermi il... Ok, allora devi morire. Non è questa la strada. Cazzo, non so dove cazzo deve andare, io ti giuro. Quindi è un buon gustaio lui. Perché? Perché siamo belli. No, se ti vuole tagliare il pisello. Allora è qui che devo andarmi. No. Ma lo sai che non so dove cazzo vuole che farmi andare? Si capisce un cazzo. Ma se ti fai un pisolino sopra la motosega, la sega... Tanto ho capito che si attiva... Ah, tra tutte le cose hai queste telecamere. Aspetta che intanto ti spiego sto gioco, perché lui non ha giocato nemmeno all'originale. Hai queste telecamere e devi... cioè, fa sempre buio, no? Quindi tu per vedere devi attivare la modalità... Adesso... Night vision, ma non hai batteria. Ma non ho batteria. Ma la batteria si ricarica per magia o...? No, le trovi in giro queste batterie, ma sono quelle della Fisher Price. Perché tipo durano 2 secondi. Non sono quelle della Duracell con il... Durano di più, no, queste durano di più. Ti ricordi le vecchie pubblicità con quei cazzo di pupazzetti che facevano i milioni di chilometri? Sì, che correvano, me lo ricordo ancora, che magia. Eccolo lì. Ma io voglio vederlo in faccia, perché faccia ha questo? Tipo... Ma tu lo vedi? È passato, oggi che magari... Ma segni... Ma se li ritagliassimo noi, coglioni? Non c'è un coltello. Ma no, non puoi fare niente, questa è la cosa, scusa, sono veramente... Cioè, tutte le volte è che io non ho ancora capito che cazzo devi fare, cioè... Dove devi scappare, perché poi il dramma è che dovresti provarle tutte le porte. Quella lì mi sembra di averla provata e non funziona. Allora, vediamo. Adesso si gira di botto, sì. Visto. Predictable. Oh, ma cosa cazzo devi fare? Ma poi cioè, che poi magari... devi addentare i coglioni. Semplicemente non c'è verso di scappargli, perché... Ci può stare, è possibilissimo, magari per il gioco lui ti deve vedere. Perché è programmato veramente col culo, cioè di fatto ti vogliono fare scappare, capito? Ah, mi sembra che stava seguendo il pattern di prima però, eh. Sì, anche secondo me. Ma vedi che comunque non è un vero stealth, cioè... Vabbè, ma se lui... Quando va là noi cerchiamo di... Lui non... No, è diverso però, perché prima è andato di là.
No, ma adesso devi andare. No. Ti sgamo, sì. Ok. Ma io non ho capito dove cazzo devo scappare. Allora, riproviamo di nuovo per la strada lì. Se tu vedi tipo un pertugio o qualcosa. Quello là non era, non so. Ma chi lo sa, cazzo. Ma perché non mi sei andato? Avevi paura. C'era un cuore disegnato col sì. A posto. Dai, cazzo, corri anche questa roba. Cioè, perché poi arriverà il furbone che ti dice: eh no, ma è fatto apposta, perché ti deve far venire l'ansia, perché è per cui qui, perché là. Dai. Figa, male. Cazzo, questa ti sei fatto male. Slots. Qui c'è un documento. Cioè, è veramente reale. Cioè, Gio, capisci che è veramente una puttanata, ma proprio. Questo qui, tra l'altro, come dicevo negli altri video, è un video che si adatta a PewDiePie, no? Le immagini del sogno lucido rimangono nebulose come sempre. Diagnosi elevate come gli occhiali. Le eruzioni cutanee dovute alla terapia ormonale si sono dilatate e infine sparite del tutto dopo aver smesso di utilizzare i tubi lattici. Cioè, queste sono cagate, cioè. Se volete leggerlo, basta che mettiate pausa e ve lo leggete. Tanto sono puttanate che non servono a niente. Mm-hmm. Quindi. Hai trovato la batteria? So, per un secondo sì. Dai, buttati di sotto. C'è qualcosa che luccica? La batteria. Hai raccolto una batteria. Ma comunque non è che, cioè, capito, sono batterie che durano tipo 2 secondi, quindi non ci puoi fare affidamento. Ti capì? Devi continuare a switchare on off, ovvio. E lì sotto, guarda cosa c'è lì sotto. Fabio 4316 vuole a tutti i costi. Cioè, ma adesso io per il resto del gioco devo camminare così. Guarda che è intollerabile. Ah, poi c'è un pezzo dove arriva un tipo con la motosega e ti taglia a metà. E non puoi più muovere. Perché qui c'è pure una chiave. All'ala maschile, perché dove sei? In manicomio. Beh, se sono all'area femminile, perché dovrei spostarmi all'area maschile, no? Perché non vuoi farti tagliare i coglioni. Ma poi la cosa assurda è che puoi fare tutto più o meno. Lassù c'è qualcosa? No. Puoi fare tutto più o meno con la telecamera. C'è il lanciarazzi. No, nel senso che puoi arrampicarti. Cioè, cose assurde. Tu dici mentre hai la. Mentre sì, mentre hai la telecamera puoi fare tutto. Cioè, puoi metterti anche a cucinare. E poi il bello è che i cattivi ti vedono sempre al buio. E uno dice: ma che cazzo? Avranno anche loro. Hanno le telecamere con batterie infinite. Comunque, Uber è lineare sto gioco. Adesso probabilmente avremo il prossimo boss. Ma lui boss. Cosa ci fa lì? Mi sa che, non lo so, aveva un po' caldo. Voleva tipo entrare nel climatizzatore. Ora qui io sono pronto a scommettere che arriverà qualcuno. Cos'è quella roba luccicosa? Ah, non è luccicosa, è un faro, ok. Ah, questa era la femminile. Ma perché sono state appese un ricchione? Forse le ha dissanguate, non lo so. Non ho mai appeso gente morta. Per di più, donne. Ma ci sono delle impronte, cavolo. Sì, che vanno tutte in questa direzione. Antisgamo. Ti sei acquattato? Sì. Un'altra batteria. Puoi aprire uno store della Duracell. Chi è la foto? Roosevelt.
Ma secondo te dove cazzo è? Perché lo sai che salterà fuori all'improvviso, come al solito, per farci cacare in mano. Però il tonato potrebbe tipo cantare. Potrebbe fare la voce bianca. Quindi preparati all'ennesimo simulatore di corsa. Ah, pensavo di infarti. No, di infarti aumentano il volume, ma tanto questo gioco hanno un volume di merda. Perché, cioè, se tu consideri che... Ne abbiamo tre. Tu considera che, cioè, di fatto, cioè... Ma, cioè, a priv, c'è qualcosa dietro che la blocca? Sì. Cioè, non era inchiavata. Ma guarda, è veramente uber lineare, cioè, di fatto dobbiamo arrivare qua. E paradossalmente... Dov'è illuminato? È peggio. Adesso cos'è il cinema? Adesso ti apparirà un'altra ombra. Ma come stai camminando? Ah, perché eri per terra. Sai che quello là in fondo è per forza un... Un? Ti vogliono far arrivare là, ma se ho abbastanza esperienza di horror e di questi giochi di merda, quello lì è effettivamente umano. Vabbè, allora vai a... Dai, andiamo qui, dai. Non andiamo a conoscere. La porta. Lo vedi che è un uomo. Cioè, zio, ma ti sei skillato in velocità? Cosa stai facendo? Sto spostando il coso per poter aprire. No, non l'ho visto in faccia, sta guardando. No, ma tanto adesso lo vediamo, per forza di cose dobbiamo interrogarlo. Cioè, non ci ha visto. Vediamo dove va. No, perché sennò mi vede subito. Ma se togli la cosa non vedi nulla? Lo vedi? Mm-hmm. Ma si sta andando proprio? Sì, ma tanto è lì fuori, capisci? Mettiti là. Cioè, non è così, capito? Non è così, cioè, di fatto è automatico che ti veda, così devi correre. E tipo, i game player tipo FaVJ possono far finta tipo di cagarsi addosso. Possono far finta di cagarsi. Ma sì, perché poi... Muoio. Che vedi che tanto va là in fondo, quindi non c'è verso, no? Devi per forza dribblarlo. Che tra l'altro io ho un sonno pazzesco, sto continuando a sbadigliare. Se solo ti avessi tagliato i coglioni avresti potuto essere bella, sei contento fra? Troppo impegnato, troppo... No, ma minchia, perché non vedo neanche dove cazzo va. È là, è là. Ecco. Vabbè, vai di là e mettiti dall'altra parte. Ma... Ti hai sgamato? Per quale fine dovrei mettere? Parte? E... È là in fondo, vedi? Mm-hmm. Quindi di fatto... Nobody,
Fanculo, cazzo. Ti ha chiamato proprio in pieno. Cioè, sei andato davanti e hai detto: ciao, scemo. L'unica è andare di qui. Ma no, adesso ti mi sgama, dici. Perché lampeggia la telecamera sotto? Perché è un pirla. Però io mi appendo così. Qui non mi può venire. Ah, ciao, faccia di merda. Sì, no, non può. C'è l'assurdità di sto gioco. Ma adesso vai, tanto devi andare di qua, no? Sì. Ma figurati, ma cioè quei, quei blocchi, quelle cose. Ma valgono, ce n'è uno solo. Valgono solo per noi, capito? Capo, di sti tipi che ti vogliono tagliare i coglioni ce n'è uno solo? No, no, ce ne sono vari, ma magari mi vogliono semplicemente mangiare. Ah, una setta di tagliacoglioni, capisco. Cioè lui, in verità, anche se le porte sono tutte chiuse, lui può passare tranquillamente tra una porta e l'altra, capito? Capisco. Cioè, vedi? Come cazzo è arrivato qui? Ah, ti ammazza così? Ah. Tutte mi tradite. Ma poi, cioè, non puoi fare un cazzo. Ma capo, questo qui cos'era? Un manicomio? Non mi ricordo. Sì, un manicomio. Ok. Ma di solito non muori. Ah, che culo, si rompe. Tra l'altro queste non sono donne, sono tutti uomini. E ma le tette? Cos'è successo? Sai che non sto capendo un cazzo. Si è appeso lui al posto mio. Benvenuto. Oh, ti giuro che non ho capito cosa è successo. Cioè, proprio a livello fisico, cosa è successo? Beh, siamo in un horror di merda, quindi magari è ancora vivo, però. Abbiamo ancora la telecamera. Comunque, noi abbiamo. Quanti iscritti abbiamo? Fra più di 7000? Sì. Potremmo creare tipo una. Una setta di 7000 tagliacoglioni. E potremmo tipo. Okay. Questa me la puoi spiegare. Ti seguo, vai. Non lo so, potremmo. Non so, potremmo attaccare un piccolo paese e tagliare i coglioni. Ma quale sarebbe il fine di tutto ciò? Finiamo sul giornale. Ah, così, per la notorietà. Per la fama. Mi chiedi di caricare. Cioè, questo gioco carica 3 stanze alla volta, te ne rendi conto? Beh, stasera caricava a metà. Tipo arrivava a metà stanza e c'era il nero e poi caricava l'altra metà. Sarebbe stato più bello. E se dovevi l'emozione di dire ma che se dovevi fare vedo. Tipo lo slalom era tipo carica 1, 2, 3 poi salti di là carica con magari il bacco in mezzo che c'era il nemico che gli carica dopo, capito? Ah, il fuoco. È il Ku Klux Klan, eh? Ma no. È arrivato anche qui. Ma perché il Ku Klux Klan? Perché incendiano le croci loro. E perché? Non sono cristiani. Ma non lo so. Secondo me è Burzum. Questo qua è Burzum. Simboleggia, non so. Simboleggia il crash del gioco. Tanto qui ci sarà l'ennesimo pazzo. Eccolo là. Burzum bruciava le chiese mentre non era impegnato a mangiare i cervelli dei suoi. Nei suoi amici che suonavano con lui. Poi queste musiche messe. Ah, ma lui è un militare. Ma lo sai che forse c'è ragione? È Snake. Snake! Snake! Sì. Ho la vaga sensazione che se andiamo dai militari proprio ci sparano. Non, come in Dead Rising 3. Mi sa che non è che proprio la pigliano sul filosofico. Cos'è? Un bug. Cos'è quella roba lì, vedi, del muro? Che qua. Un bug, naturalmente. Togli la luce.
Cazzo, che flash. Ma io voglio capire le foto di tutti questi tipi qua sui muri, chi sono? Sono i presidenti degli Stati Uniti, fammi vedere. Padre Maron. Fammi vedere questo. Ma prova, c'è pure scritto. C'è scritto Director 1968. Oh, questo? Clyde Perry. Historical Refinement. Ma guardate la tua faccia. Guardate gli occhi. Arcidiocesi. Una batteria. Boh, come cazzo si dice? Oh, dei preziosissimi documenti. Chissà cosa mi diranno stavolta. Oltre la speranza. Tutto è pronto per assicurare l'uscita tranquilla di Rudolf Giuliani dal sistema strutturale finanziario del Mount Massive. Vabbè. Sono state informate, trasferimento pazienti. Vabbè ragazzi, se volete... Cosa? Niente, fra... Cioè, io non era un invito, no? Comunque è giusto, sì. Te l'hai visto? Ormai ce l'ho in testa. Va bene, ragazzi, se volete vedere come va questa serie, come va questa serie avanti, cioè sembro veramente dislessico, non ci resta che darvi appuntamento alla prossima. Naturalmente la storia ricorda un po' quelle le vignette del cucciolone, ma noi stiamo cercando di scoprirla tutta. Ciao, ragazzi!